Fedriga, ma secondo lei ti nomi vengono fuori sì o no? No, guardi, allora, la battaglia è costante, secondo me non verrà, la commissione d'inchiesta non servirà a nulla perché ormai è tardi. Ma detto questo, non basta pubblicare e conoscere i nomi, bisogna mettere in campo una legge speciale che vada a sequestrare i beni di questi signori, perché è inaccettabile che ci siano, no, che ci siano delle persone che hanno preso milioni di euro e gli ristrutturano il debito dicendo tu non mi devi più 500 milioni, me ne devi 80. Io vorrei domandare se un cittadino quindi, normale deve 10.000 euro alla banca, non è che la banca gli dice dammene solo 1.000. Fermo. Allora servono delle leggi speciali che sequestrano i beni delle aziende che hanno preso un prestito e non hanno mai restituito il suo fregato e anche, mi scusi, Esposito. E anche delle persone private che guidavano quelle Esposito aziende. D'accordo.